Ed eccoci, dovremmo essere arrivati all'imboscata. Salita. Ora, mi ha detto che il sentiero è dietro il ducato. Ragazzi, salita, eh? A certa età, già Bernardo, una certa età. Allora, ed ecco il sentiero. Ah, vedo un essere umano! Un essere umano! E quello è Matteo, giusto? Eccolo, ciao Matteo! Ciao bello! Com'è? In un mondo in cui solitudine e rassegnazione sono ai massimi termini, ci sono supereroine, supereroini, cioè delle persone, delle realtà, che cambiano l'oggi e quindi il domani. A Bernardolandia! C'è questo canale, si parla di questo nuovo mondo, fatto di ecologia, solidarietà e bellezza! Viva! Viva! Ciao, sono Matteo. Ci troviamo in prossimità del lago d'Iseo, completamente immersi nel bosco. Allora, l'imboscata è una cascina nel bosco che stiamo recuperando dopo più o meno 20 anni di abbandono. Mi ha portato qui un completo disagio nel sistema che tutti conosciamo. E a partire da un malessere iniziale mi sono col tempo distaccato avvicinandomi più al riconnettendomi alla natura e a tutti quegli aspetti che mi hanno appunto portato a scegliere di vivere in un bosco. A quanto sento dire vorrebbero fare tutti come faccio io, che a parole lo capisco, cioè idealmente praticamente tutti vogliono vivere nella casetta, nel bosco, però non hanno tanto magari la cognizione che non è esattamente tutto rose e fiori, ok? Se sei abituato a vivere anche solo nel paese qua sotto, con la tua casa, e, non so, la televisione, il riscaldamento, l'acqua calda, tutto facile, nel momento in cui ti trovi in una situazione del genere, puoi capire che non è così immediato. Ora voi state vedendo una struttura sistemata, bella, potreste pensare a Matteo come un milionario. In verità la casa gli è stata data in comodato d'uso gratuito più di 6 anni fa. Dopo tanti anni di abbandono, tanti sono stati i lavori. Vedrà che vedi dove c'è quella pianta lì? Sì. I rovi erano alti fino a lì. Sì. Quindi si è trattato di pulire tutto. Questo pezzo qua è 2 anni che l'ho pulito. Fino a 2 anni fa c'erano ancora degli abbozzi di roba che andavano sul tetto. Ed hai sistemato tutto da solo? Sì, principalmente vetri rotti, muri da sistemare, questioni relative alle pompe dell'acqua, così. Io ho fatto tutto io i primi anni. Dopodiché è subentrata anche appunto Aurora, che si è avvicinata al progetto, che ha delle competenze professionali incredibili e quindi è stata capace di fare dei lavori più complessi, magari come riuscire a portare l'acqua al piano di sopra, quindi bucare il pavimento. La mia vita si divide in alcune fasi, che sono quelle relative alla gestione della casa, degli orti e del bosco, e quelle relative alla raccolta dei tartufi con Anubi e Uke. C'ho una grande libertà dal punto di vista temporale e poi mi suscita una curiosità immensa tutto questo, perché stando a contatto con, non lo so, gli insetti, le piante, scopri un sacco di cose allucinanti. Stai a guardare il comportamento degli afidi, delle formiche che li portano sulla pianta, li allevano, cioè di tutto e di più sotto ogni aspetto. È un continuo imparare, sia appunto nel coltivare, sia nel, come ti ho fatto vedere prima, la sorgente. Ho trovato questa sorgente, quindi devo capire come far arrivare l'acqua, sto scoprendo tipi di terra che non conoscevo, dall'argilla rossa all'argilla verde. È un continuo apprendimento e alla fine la vita è questo, se non imparare. Sto facendo una specie di food forest, quindi un sistema agroalimentare che ti dia sostentamento senza che tu debba metterci troppo lavoro, quindi agevolando le piante che mi sono utili a discapito di quelle come i rovi, che sono eccessivamente infestanti. Allora, facciamo un Berna quiz, vediamo quante ne saperanno delle piante. Allora, io vedo, vorrei fare la primavera, però mi assumo la responsabilità. Laggiù ci sono pomodori? Cazzo no. No. Niente, questa la taglieremo. Malamente. Allora io trascorro dei periodi dell'anno in cui mangio solo quello che raccolgo,
Perché comunque, nonostante i cinghiali, nonostante le lumache, nonostante i temporali grandinati allucinanti che ci sono in questi anni, qualcosa da mangiare c'è sempre. Poi integro, e ci sono dei periodi dell'anno in cui anche vado con compro, magari da come c'è un'azienda biologica, e quindi integro le due parti. Non riesco ad autosostentarmi tutto l'anno, volendo ci riuscirei, nel senso che noi siamo abituati a mangiare molto più di quello di cui avremmo bisogno, per esempio. Anche io stesso non sto a dire di essere l'esempio della dieta perfetta, però col fatto che sono a metà tra il vegetariano e il vegano, c'è veramente un sacco di roba da mangiare, ma anche se fai una passeggiata qui c'è la piantaggine, la polmonaria, magari. Io ormai sto zitto, non dico più niente delle piante, quindi faccio parlare. No. Per quanto privo di molti comfort, come ti dicevo, per esempio, se piove tanto entra l'acqua da una parte della casa, oppure ci sono i ghiri che spostano le tegole, ti entra l'acqua mentre piove, non è proprio super piacevole. O comunque il riscaldamento, non è che schiacci un tasto e ti scaldi, ma devi farti la legna, la stufa, tanta manutenzione, quindi è impegnativo, però è assolutamente zen, ti direi, assolutamente rasserenante. Per me personalmente non potrebbe essere altrimenti. Adesso sinceramente ho vissuto un po' di esperienze in precedenza, però che vivo qua sono 5-6 anni, prima ero in un'altra casa, sempre sul limitare del bosco. Non riesco a immaginarmi di non svegliarmi in mezzo alla natura, è proprio un'altra dimensione, e spesso mi dicono: come fai? C'è la solitudine, cosa che non è così, perché appunto ci sono persone che ruotano intorno a questa realtà, però ci sono anche veramente un'infinità di animali e di forme di vita che in un modo o nell'altro ti riempiono. Sono stato anche veramente, penso di aver fatto un anno e mezzo qua, di vivere qua da solo, andato lì proprio liscissimo, super piacevole, veramente. Gran parte del mio tempo in passato l'ho trascorso comunque in solitaria, e mi ha aiutato molto a capire i miei processi mentali, la mia interiorità, tante dinamiche. Ho imparato a capire abbastanza bene me stesso e conseguentemente anche gli altri e anche gli animali. Tant'è che per esempio a loro ho insegnato ad andare a tartufi da zero, cioè, nel senso, non sapevo assolutamente niente dei tartufi, però avevo sempre avuto i cani, quindi in qualche modo questa comprensione di me e dell'altro mi ha portato a insegnargli in maniera piuttosto facile la ricerca del tartufo, che ipoteticamente poteva essere una cosa abbastanza complicata. Bubi. Non mi arrendo! Non mi arrendo! Però queste le so le cose. Allora, questa è cipolla, questa è insalata. Mannaggia, però Bernardo, però questa è insalata. Questa non mi puoi dire no. Questi sono porri, questa è insalata. Guarda, insalata. Quello è aglio inselvatichito, aglio. Nel senso, okay, che non lo raccolgo, lo sto lasciando. E infatti vedi che da un ceppo solo sta diventando praticamente un prato di aglio. Ok. Stessa cosa fanno i finocchi di sotto. Ah sì, quelli di finocchi li vedo, okay. Quello sotto è quello con le foglie viola, dovrebbe essere cavolo. Sono vari tipi di cavolo, andati anche loro in fiore, che quindi spargeranno un po' di semi. Allora, gli suggerirei anzitutto di capire le motivazioni che ti portano a questo tipo di scelta, perché se sono profonde e radicate non puoi fare altrimenti, quindi fallo. Nel senso, una volta che tu capisci che quell'altro tipo di vita non ti soddisfa, non ti dà niente, non è che hai neanche bisogno di consigli. L'unica cosa che puoi fare è di costruirti qualcosa di alternativo, perché sennò passi anni e anni e anni a soffrire, a tentare di sopperire delle mancanze che hai senza riuscire a risolverti. Quindi sì, farlo, magari non buttarsi a 200% in una situazione che non sia ben chiaro, però iniziare ad approcciarsi magari all'agricoltura, quindi al riconoscimento di piante selvatiche. E data la mia autorevolezza in questo campo, ho deciso di creare il primo corso online su come riconoscere le erbe selvatiche senza saperle riconoscere. E solo per te, solo per oggi e solo come offerta di lancio, il corso costa 777,67 euro. È incluso, c'è anche un PDF. Al frequentare magari ecovillaggi o
o laboratori o okay, che ti, comunque ti collegano ad altre persone abbastanza sintonizzate con i tuoi principi, e pian piano poi vedi che il tuo percorso prende forma da sé. Almeno il mio è stato così. Non avrei mai pensato di fare il tartufaio, onestamente, però è una cosa che mi è arrivata, l'ho colta perché rispecchia pieno quello che faccio, appunto il rapporto con i cani, con la natura, appunto una questione lavorativa che è autogestita, così, quindi per una piccola economia ci stai dentro abbondantemente. Poi mi sono accorto che la più grande arma che abbiamo è l'esempio, quindi nel mostrare ad altre persone che un certo tipo di vita è possibile, in qualche modo, c'è un picchio rosso, guarda che bello. Aspetta, non lo vedo, ah, eccolo, quello che è volato. Sì, bellissimo. Quindi mostrare alle persone che un certo tipo di vita è possibile è un'arma contro questo sistema. Quindi non si tratta neanche più di combattere una cosa in realtà, ma di crearne una opposta. Quindi non nell'ottica di distruggere qualcosa, ma nell'ottica di creare. E ho visto che questo modo di fare incentiva un sacco le persone verso gli ideali che io condivido, che appunto sono quelli che ti ho citato prima, anche di comunicazione, di rispetto, di contatto con la natura, di volersi bene, di agire nel bene, però l'unica possibilità che abbiamo è di creare qualcosa di diverso. Ognuno nel suo piccolo, io qua faccio la mia cosa, conosco altre realtà che fanno altre cose molto interessanti, per fortuna siamo in tanti e vedo anche che c'è un ritorno da parte sia dei giovani che dei meno giovani verso uno stile di vita differente, perché così non si può andare troppo avanti, mi sa. E grazie anche a Matteo per essere d'esempio che un cambiamento è possibile.